Ciao a tutti, sono sempre io la Vispa Teresa. Oggi preparo delle lasagne con il radicchio trevigiano tardivo. Andiamo a vedere gli ingredienti e come io so fare. Eccoci qua, sicuramente ne verranno due. Uno ce lo pappiamo stasera e il secondo invece non lo cucino nemmeno, ma gli metto tanta carta trasparente e poi lo metto nel freezer. E poi, quando lo voglio consumare, lo tiro fuori qualche oretta prima. Prima lo passo in frigo e poi a temperatura ambiente, dopodiché va messo in forno. Allora, per fare questa ricetta, io ho fatto della besciamella fatta in casa, no? E ci vogliono 100 g di burro, 100 di farina, 1 litro di latte, un pizzico di sale, noce moscata, ma comunque se volete vedere come si fa, andate a vedere la besciamella della Vispa Teresa. Poi c'è una noce di burro. Qui abbiamo 650 g di radicchio trevigiano tardivo, 60 g di parmigiano reggiano, 100 g di speck, un bicchierino di latte, 150 g di mascarpone. Qui abbiamo 150 g di provola affumicata, due mozzarelle da 125 g l'una e 200 g di gorgonzola piccante. Poi qui abbiamo 500 g di pasta per le lasagne all'uovo strafina, quindi non la devo neanche lessare prima di metterla qui. Quindi è facilissimo, un po' di sale, un po' di pepe e cominciamo. Eccoci qua, stiamo facendo sciogliere il burro. Una noce, bastano proprio un pochino. E mettiamo il nostro radicchio tardivo, 650 grammi, già curato, lavato, e lo mettiamo a rosolare per almeno una decina di minuti. Tanto questo asciuga subito. Eccoci qua, dopo 4 minuti di cottura è già sceso, vedete? Aggiungiamo un po' di pepe, un po' di sale e mettiamo anche un bicchierino di latte, perché questo serve per levare quell'amarezza che ha, perché è un po' amaro, no? Ma con il latte viene molto più delicato. Facciamo andare ancora un altri 5-6 minuti, dopodiché aggiungeremo anche un cucchiaio di parmigiano, solo un cucchiaio, fra qualche minuto. Siamo quasi pronti, mancano proprio 2-3 minuti, vedete, deve ancora evaporare l'acqua di vegetazione, ma manca proprio davvero pochissimo. Dopodiché vi faccio vedere. Mettiamo un solo cucchiaio di parmigiano reggiano, grattugiato, mescoliamo bene. Spengo la fiamma, lo lascio riposare qualche minuto. Deve essere bello morbidoso, vedete com'è bello. Dopodiché andremo a assemblare il nostro piatto. Eccoci qua, stiamo facendo una base di besciamella. Mettiamo la nostra pasta cruda all'uovo strafina, così com'è. Mettiamo sopra così. Dopo semmai metteremo un pezzettino qua e uno la congelo e una me la pappo stasera, che bontà! Mettiamo sopra ancora un po' di besciamella e proseguiamo. La stiamo spalmando. Dopodiché aggiungeremo i nostri ingredienti restanti. Mettiamo un po' di radicchio. Eccoci qua. Mettiamo qualche puntina o fiocchetto di mascarpone qua e là, sia di qua che di là.
aggiungiamo il nostro verde, ripeto sempre a pezzettini, qua e là, sia di qua che di qua. Mettiamo anche qualche fiocco di mozzarella, sia di qua che di qua, perché io mi sto anche avvantaggiando per il periodo natalizio. Queste qua, una la mangio stasera e questa la congelo. Ecco qua. Mettiamo la nostra provola affumicata, che ho tagliato a pezzettini, sia di qua che di là, perché mio figlio mi stava riprendendo, lo stai dicendo troppe volte, e chi se ne importa? Ecco qua, un pochino ancora. Mettiamo lo speck, che ho sempre tagliato a striscioline, un po' da julienne, diciamo così. Lo metto così, ecco qua, e anche di qua. E il parmigiano, proprio giusto un cucchiaio, e anche di qua. E proseguiamo di nuovo fino a quando non avete esaurito tutti quanti i vostri ingredienti. Poi in ultima metterete della besciamella e del parmigiano. A tra un po'. Eccoci qua. Allora, l'ultimo strato, ho messo la pasta, il verde, il mascarpone che era rimasto, la besciamella e il nostro parmigiano. E stiamo mettendo un po' di qua, un po' di là. Eccoci qua. Una va in freezer, l'altra va in forno per 30-40 minuti a 180 gradi. Tra un po'. Eccoci qua. Nel frattempo io ho fatto uno sfornatino di brisè con carote e porri, ma vi darò la ricetta in un altro video. Eccole qua, le mie lasagne con radicchio trevigiano tardivo, speck, gorgonzola, eccetera, eccetera, è pronto. Vi ricordo che mi trovate sempre su YouTube, cliccate Vispa Teresa, cliccate la campanella, così vi terrò sempre aggiornati. Se volete vedere questa ricetta, digitate sul computer lasagne al radicchio trevigiano tardivo, gorgonzola e speck della Vispa Teresa. Io adesso vi saluto. Vi mando un bacio, alla prossima, ciao!